Ciao ragazze, allora voglio parlarvi oggi di un negozietto che si chiama così. Praticamente molti di voi lo conosceranno, è Mods for You, il sito internet, come vedete www.modsforyou.com. Hanno blog, Facebook, Twitter, ci sono anche i numeri di telefono, di fax. Beh, sono articoli che vengono da Hong Kong. Vi invito a visitare il loro sito perché troverete tantissime cose, sicuramente ci sarà qualcosa di vostro interesse. E quello di cui voglio parlarvi oggi sono dei tappini. Sono dei tappini per, cioè delle gommine, le gommine quelle che trovate sopra le matite. Che però hanno una particolarità, cioè che potete crearle da soli. Quindi vi faccio vedere come si presenta il pacchetto che mi hanno inviato e poi dopo vi lascio il video tutorial di come realizzarli. Allora, questa è la scatolina che mi hanno inviato, praticamente si presenta così. Ci sono questi tre animaletti che sarebbero i tappini, le gommine per le vostre matite. Questi qui sono i tappini che vanno inseriti all'interno della gommina per poterli mettere sulla matita, vedete? Vanno cotti in forno a microonde. Sono delle informazioni che vi do un po' così in linea generale, che mi pare di aver capito perché è scritto tutto in cinese, in giapponese. Allora, apriamo la scatola e all'interno c'è quest'altra scatolina così bianca. Aprendola ci troviamo subito le istruzioni. Praticamente ci spiega come realizzare le nostre gommine. È scritto, come già vi ho detto, tutto in straniero, in una lingua incomprensibile per me. Però comunque se andate su YouTube trovate anche dei video che vi spiegano bene come farli. Dopo il foglietto illustrativo apriamo la nostra scatolina e vediamo quello che troviamo. Allora, innanzitutto ci sono questi, che sono i tappini dove sopra metteremo le nostre gommine e che da questo punto infileremo nella matita. Sono tre, uno azzurrino, un verde acqua, un giallo e un rosa con i brillantini. Poi troviamo delle formine, che sono quelle che ci permettono di realizzare i nostri animaletti, e sono, per la precisione, tre. Vedete? Ve le giro. Eccoli qua. Sono gli animaletti che abbiamo trovato sulla scatola, sul disegno. Poi c'è anche il cono gelato. C'è una fogliolina, delle fragole. Praticamente sono due gli stampini perché uno è il dietro, come vedete, e l'altro è il davanti degli animaletti. Vedete? Sono in plastica dura, quindi non sono in gomma siliconica. Eccoli qui. E poi vanno chiusi tra di loro in questo modo, vi faccio vedere. Così, vedete? Eccoli qui, sono sul viola. Ok, poi continuiamo e troviamo questa qui, che è praticamente la pasta che ci serve per creare questi gommini. Ci sono tre colori più grandi, di un formato più grande, che sono un verde acqua, un rosa e un arancio, un color salmone, mentre poi ce ne sono altri quattro più piccolini, che è un rosso, un giallo, un bianco e un blu. Vedete? E sono questi qui. Che non sia una cosa complicata, non vedo l'ora di iniziare e di provare a crearle.
E niente, vi lascio comunque con il video tutorial per come realizzarli e vi mando un bacio. Ciao! Un pezzo di pasta rosa e la morbidiamo tra le mani. Quando è abbastanza amaneabile e pronta, quindi spruzziamo un po' di acqua nel nostro stampo e andiamo a inserire la pasta. Cerchiamo di spingere bene per farla aderire a tutto quanto lo stampo. A questo punto, con uno stuzzicadente, andiamo a livellare la pasta e a togliere gli eventuali eccessi. Andiamo a prendere l'altra pasta rosa, maneggiamo anche questa e la andiamo a inserire all'interno dell'altro stampo. Quindi lo stesso procedimento, morbidiamo la pasta, spruzziamo dell'acqua e inseriamo all'interno la pasta. Spingiamo bene per farla aderire e sempre con uno stuzzicadenti poi andremo a livellare e a togliere le eventuali parti in eccesso. A questo punto, dopo aver sistemato tutto quanto, prendiamo il tappino, io ho scelto quello rosa, e lo andiamo a imprimere nella pasta. Ora con l'altra metà chiudiamo e spingiamo forte per far aderire bene gli stampini e lo stampino uno tra l'altro. Lo togliamo piano piano dallo stampo, cercando di fare una lieve pressione. E a questo punto con il taglierino sistemiamo tutte le parti in eccesso e con le mani ci aiutiamo sistemando eventuali sbavature, eventuali errori che sono venuti con lo stampo. Ora prendiamo un pezzettino di pasta rossa, la mettiamo nello stampino della forma della fragola e la togliamo e la adagiamo sulla parte che abbiamo al centro del nostro coniglietto. Con la pasta bianca invece formiamo un musetto che lo andremo a mettere al centro della faccina del coniglio e poi per creare il marroncino che ci servirà per gli occhi e per il muso andiamo a unire un po' di giallo, un po' di rosso e un po' di blu. Li amalgamiamo insieme e creiamo questo marroncino scuro. Quindi ci facciamo tre piccole palline minuscole che metteremo agli occhi e all'interno del musetto bianco. Ora prendiamo la nostra scatolina bianca e all'interno andiamo a mettere un po' d'acqua. Calcolate che la vostra gommina deve essere ripiena fino a. Deve essere piena, deve essere proprio piena d'acqua. Ora la mettiamo in forno. Deve cuocere per 8 minuti a 500 watt. L'acqua deve essere fredda, deve ricoprire tutta la gommina. Una volta per farla freddare, la possiamo mettere in acqua fredda e la gommina è pronta. Vi ringrazio per la visione di questo video e vi saluto. A presto, ciao a tutti quanti.